Amaro in bocca per Little Rugby di Kieran Crowley, un mix tra sconfortezza e delusione allo Stadio Olimpico. Nella quarta giornata dedicata al Sei Nazioni 2023, purtroppo arriva la quarta sconfitta consecutiva in questa edizione del Sei Nazioni. Dopo le ottime prove offerte qui allo Stadio Olimpico contro Francia all'esordio e Irlanda nella terza giornata, la sconfitta subita per 31-14 con una prova opaca, incolore, nel corso della prima frazione in quella di Twickenham contro l'Inghilterra, la reazione nei secondi 40 minuti con una prova che si era chiusa sicuramente con ottime sensazioni che poi sono state riflesse nella terza giornata contro l'Irlanda, qui allo Stadio Olimpico, la sconfitta per 20-34. Contro la capolista in questa edizione delle Sei Nazioni, contro la squadra al comando del ranking mondiale. Ragazzi, purtroppo ancora una volta da commentare qui nel nostro amato Stadio Olimpico, davanti ai nostri tifosi che quest'oggi hanno popolato la capitale. 60.000 spettatori quest'oggi per questa quarta giornata delle Sei Nazioni 2023. L'Italia dopo l'impresa, la vittoria storica. Un anno fa, lo scorso 19 marzo, in quel del Millennium Stadium di Cardiff, con la meta decisiva siglata da Padovani, poi trasformata da Garbisi per il successo azzurro 22-21. Purtroppo rimanda ancora una volta il successo qui nella capitale, a Roma, allo Stadio Olimpico, che ormai manca da 10 e lunghi anni, dal lontano 2013 contro l'Irlanda. Quarta sconfitta in 4 partite di questa edizione delle Sei Nazioni, seppur le prestazioni sono state sicuramente sufficienti contro Francia e Irlanda, insufficienti contro Inghilterra e quest'oggi contro il Galles. C'era tanto entusiasmo, c'era sicuramente anche una certa pressione sugli azzurri, sulla formazione, sul 15 di Kieran Crowley, che in settimana e comunque ha sognato questo doppio sgambetto consecutivo dopo i successi qui a Roma allo Stadio Flaminio nel lontano 2003, 20 anni fa, e nel 2007. C'è stato anche un pareggio nel 2006 e dopo lo scorso anno il successo 22-21 in quel di Cardiff. Un pomeriggio che è iniziato nel peggiore dei modi con il Galles subito avanti con il fallo da parte di Nicolò Cannone, il calcio piazzato e trasformato da Owen Williams, e poi al decimo un'incertezza, un mezzo rimbalzo a favore dell'ovale ha permesso a Rio Dyer di mettere a segno la prima schiacciata del pomeriggio dello Stadio Olimpico per un vantaggio che si è dilatato nel corso dei primi minuti, con la seconda meta di giornata già al 19esimo con Liam Williams che punisce gli azzurri sotto addirittura 15-3 con il calcio di Allan, che è l'unica nota positiva dei primi 20 minuti. Però comunque già nel corso del 20esimo, sull'errore di Allan, Faletau mette in azione la formazione di Warren Gatland, ben 3 placaggi sbagliati invece dagli azzurri, che permettono quindi a Liam Williams di punire con la seconda firma del pomeriggio incolore, soprattutto nel corso dei primi 20 minuti, per la formazione di Kieran Crowley, che non reagisce. C'è un errore abbastanza grossolano sulla ripartenza, sull'avanzata di Pierre Bruno, che però sbaglia il pallone per
Padovani e poi invece non riesce a schiacciare Ignazio Brex dopo una bellissima iniziativa iniziata da Garbisi e proseguita con Padovani, Cannone e lo stesso Ruzza e poi terminata con la non schiacciata pochi linee, a pochi metri dalla linea di meta da parte di Ignazio Brex. Arriviamo poi al 34esimo che è un minuto ed è un dettaglio importante nel corso del primo tempo per capire comunque anche che è girato davvero tutto storto, meta tecnica al Galles e cartellino giallo, quindi 10 minuti in inferiorità numerica per il cartellino giallo estratto nei confronti di Cannone. Italia è sottotono che va all'intervallo lungo sotto 22 a 3. Alza la propria comunque la propria, il proprio raggio offensivo nel corso dei secondi 40 minuti, una reazione tipica della formazione di Kieran Crowley che avevamo comunque già ammirato anche in quella di Twickenham dopo un primo tempo sottotono contro l'Inghilterra nel corso della seconda giornata. Prima la meta, dopo una bella prima azione di Menoncello. C'è la meta da parte di Sebastian Negri con un calcetto da parte di Allan che riapre la speranza. La meta di Faletau, la quarta schiacciata del pomeriggio dei Dragoni al 50esimo, pone fine su questa bagarre, su questa sfida che comunque metteva in palio il penultimo e ultimo posto, che adesso purtroppo si avvicina ancora una volta per gli azzurri di Kieran Crowley, che la prossima settimana saranno impegnati in quel di Murrayfield a Edimburgo contro la Scozia, che è una delle grandi sorprese di questa edizione delle Sei Nazioni, che domani avrà la chance di agganciare in testa alla classifica proprio l'Irlanda. Nella finale, dopo la meta di Faletau, c'è invece la seconda segnatura degli azzurri con l'azione terminata dopo una grande, comunque, dopo una bella azione generale terminata al 68esimo con la meta di Ignazio Brex sul passaggio decisivo da parte di Pierre Bruno. 17 a 29 per il Galles di Warren Gatland che dopo la sconfitta all'esordio contro l'Irlanda, la sconfitta pazzesca in quel di Murrayfield contro la Scozia 35 a 7 nella seconda giornata dopo aver ceduto il passo anche all'Inghilterra 20 a 10 dopo tre sconfitte consecutive ritrova il successo la formazione di Warren Gatland e sicuramente anche riscatta la sconfitta clamorosa subita lo scorso 19 marzo con la meta decisiva siglata da Padovani e trasformata da Garbisi in quella del Millennium Stadium. Una mix tra delusione e sconfortezza invece per Little Rugby di Kieran Crowley. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video. Iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!